Ciao bambini, la nostra vacanza in montagna sta quasi per finire. Allora con Ugo abbiamo deciso di andare nel bosco a trovare dei ligneometti. Sapete bambini, non è semplice trovarli perché si nascondono un po' dappertutto, chi dietro i cespugli di bacche, o dietro degli alberi, o sotto dei grossi funghi. Allora venite con noi, aiutateci a cercarli. Nel bosco bisogna fare un po' di silenzio. E perché? Perché ci sono tanti animali che riposano. Guardate, c'è un gufo che sta riposando tra i rami di un alberello e aspetta che arriva la sera per poter uscire. Continuiamo il nostro percorso. Abbiamo trovato un coniglietto parlante. Vediamo se ci sa dire qualche indicazione per il mio metti. Ciao coniglietto pittore! Sapresti dirci la strada per incontrare gli gnometti del bosco? Gli gnometti del bosco, ne veramente non lo saprei. Sai, loro sono sempre nascosti. Provate, andate più avanti, vicino alle grandi querce. Oh, grazie, grazie coniglietto. Oh, hai ragione, anch'io sono un po' stanca. Vedete, abbiamo cercato dappertutto. È tanto che camminiamo, ma non c'è l'ombra neanche di un ognometto. Voi li vedete? Si nascondono dappertutto, ma noi non riusciamo a vederli proprio. Beh, camminiamo un altro pochino. Può darsi che riusciamo a trovare qualche ognometto. Forza, andiamo. Peccato bambini, non riusciamo proprio né a sentirli né a vederli. Questi gnometti si nascondono proprio bene. Riesci a vederli? Sai, Ugo, penso che gli gnometti non vogliono proprio farsi vedere da noi. Forse non vogliono essere disturbati. Continuiamo a fare questa passeggiata. Il bosco è sempre bello, pieno di sorprese. Perché hai paura? Oh, è vero, tra un po' arriverà la sera. Beh, forse è il caso di ritornare a casa. Poi c'è anche un po' di vento. Peccato. Vocine. Ascoltate bambini, sentite anche voi. Bambini, avete visto quanti gnometti? Erano tantissimi e cantavano allegramente. Beh, un ottimo modo per concludere le nostre vacanze in montagna. Ciao bambini, a presto!